e lui, Giorgio D'Ignazio, consigliere del nuovo centrodestra, l'uomo su cui si concentrano gli sguardi torvi e sospetti, in particolare da banchi dell'opposizione, dove qualcuno lo chiama già compagno D'Ignazio. Ieri con la sua presenza ha salvato la maggioranza garantendo il numero legale nel voto sui bilanci delle partecipate. La prova per Forza Italia di un suo avvicinamento alla maggioranza ed è per questo che sarebbe già pronta una mozione di sfiducia, volta a rimuoverlo dal suo ruolo di consigliere segretario. Per me fare politica è un'altra cosa, non so se la mia visione politica è sbagliata o è giusta, ma continuare a fare un logorio all'interno dell'aula per poter portare uno sfinimento come è successo negli altri anni, facendo mancare il numero legale e riconvocarsi dopo mezz'ora. Devo dire che il numero legale ieri non è mancato mai, alcuni organi di stampa hanno riportato che il numero legale era mancato 3 volte, non è vero. Cosa ne pensa però di questa mozione di sfiducia nei suoi confronti? A questo punto l'opposizione non la vuole, come a questo punto esponente di maggioranza nell'ufficio di presidenza. Questo non ne so niente, mi sorrido, sono esponente di minoranza, quando uno vota contrario non certo sta in maggioranza, ma poi voglio dire è la storia che ha giudicato le persone e quindi non sono arrivato ieri in politica, sono 20 anni ormai, sono più volte, credo che il presidente Chiodi sa bene che ha avuto tutti i miei voti sempre, dal 1999 quando si candidò sindaco sconfitto, nel 2004 quando si candidò sindaco, nel 2008 quando si candidò presidente della regione, nel 2014 quando si è ricandidato presidente della regione, quindi credo che il presidente Chiodi sappia benissimo che Giorgio Ignazio